avversari stanno arrivando. Siamo pronti a cominciare questo campionato. Nel migliore dei modi, comunque vada, ci dobbiamo divertire. Se non ci divertiamo, dobbiamo smettere. Ok? Ci sarà sempre spazio per tutti, quindi mi raccomando di farvi trovare sempre pronti al momento opportuno. Non contano i 90, i mezz'ora, i 5 minuti, il minuto, conta di dimostrare di esserci. E spesso dimostrare di esserci si può anche dimostrarlo senza giocare nemmeno un minuto. Stando vicino ai compagni, stando concentrati, che alla fine vinciamo e perdiamo tutti quanti insieme. Quando si va nel mezzo siamo solo noi, senza società, senza avversari, senza niente. E rispecchiamo il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana. Anche per un pizzico di fortuna ce la dobbiamo guadagnare. Bene, se ci crediamo, se siamo positivi, ci accompagna anche un pizzico di fortuna. Qualunque sia il risultato, noi dobbiamo fare i nostri 90-93 minuti, quelli che siano, che usciamo dal campo soddisfatti, sempre. Luca, giusto la seconda, 85 volevo dire. Dove? A Milano, centro, fuori all'Hollywood. Sarà un aperitivo e un altro. Sposato da? Solo pochi mesi, ma niente di serio. Sposato da? Pochi giorni, ma niente di particolare. È una storia. Ma è un lavoro. Eccezionale. Noi seguiamo il Napoli, speriamo che la squadra di San Giorgio ci dia le soddisfazioni che speriamo. Quindi so che siete tutti bravi, qualcosa mi è stato raccontato, abbiamo un'aspettativa, speriamo che adesso che non c'è molta gente, col vostro gioco riuscite a far avvicinare più gente a questo sport a San Giorgio. Grazie. Davide, Cristian 2, grazie. Mollo. Vado te, grazie. Giocare la prima partita in casa e non riuscire a portare 3 punti a casa è sicuramente. Ma finiamo a tarantella. Quali sono le considerazioni dopo il risultato bianco? Una mezza delusione c'è stata, mister? Sicuramente giocare la prima partita in casa e non portare il bottino pieno a casa c'è sicuramente un'amarezza enorme. Comunque è sempre buono cominciare bene, noi non ci siamo riusciti. Pazienza, comunque questo è il campionato, spigoloso, ostico, e di questi risultati ci saranno e speriamo che non ci interessi. In effetti la squadra ha giocato, diciamo, però ai 16 metri poi perdeva di lucidità, non vedeva la porta e diverse occasioni sono saltate. All'inizio c'è stato qualche giocatore che più o meno prima è venuto, poi è andato via, c'è stato qualche rimpianto vedendo la partita di ieri. Ma non voglio, senza nulla togliere al merito comunque degli avversari che sono venuti qua a fare la loro partita per cercare di portare il punto a casa e ci sono riusciti e quindi vanno i meriti a loro. Sicuramente la nostra non vittoria è frutto sicuramente di alcune situazioni vissute nel periodo del precampionato, perché se non ci dimentichiamo che avevamo due attaccanti
che ieri non avevamo. Abbiamo puntato su due attaccanti che ieri per motivi personali, motivi di lavoro, ci hanno lasciato e ieri non avevamo. Il problema è che non solo non avevamo loro due che erano partiti con noi, pure Caccia. Avevamo il Caccia squalificato, ma soprattutto non avevamo proprio attaccanti. Noi abbiamo giocato la partita senza attaccanti. Giocare in casa con una squadra come quella che viene a mettersi tutte e 11 dietro la linea della palla, anzi tutte e 11 sulla linea della porta, non avere attaccanti, ed è veramente veramente complicato. I ragazzi ci hanno provato, e a dire la verità, cioè, ci siamo andati anche molto vicini, forse i punti avremmo meritato sicuramente, però non ci siamo riusciti, che qua alla fine punta quando la butti dentro, noi non ci siamo riusciti. Guardando in prospettiva le prossime partite, c'è una possibilità di poter avere dei rinforzi, da poter concretizzare la gran mole di gioco che la squadra svolge durante i 90 minuti? Ma sicuramente, diciamo che noi dobbiamo obbligatoriamente risolvere il problema in fase offensiva, perché comunque questa è una squadra che dalla cintola in giù è sicuramente ben messa in campo, fa dei buoni movimenti, ha delle ottime trame di gioco, poi sicuramente ci vuole il finalizzatore o i finalizzatori di questa situazione. Questa sarà una settimana decisiva affinché questo problema venga risolto, e grazie anche alla consulenza del direttore Amaturo dovremo risolverla sicuramente, a breve, tra questi giorni lo risolveremo. Quindi con la prossima trasferta, che certamente sarà, probabilmente anzi, sarà sabato a Cicciano, si potrà vedere una inquadratura molto più completa. Ma sicuramente, guarda, non voglio nemmeno pensare di andare a Cicciano senza l'attaccante e gli attaccanti di riferimento. Anche perché diventerebbe troppo difficile, e la squadra non risentirebbe troppo. I colleghi della municipalità di Portici certamente la seguono, da quest'anno hanno un pupillo in più nei loro ranghi, e la partita di ieri ne hanno parlato, l'hanno commentata. Guarda, nello spogliatoio hanno addirittura appeso il gagliardetto di San Giorgio, hanno fatto una mensoletta con delle coppe e con uno striscione mister regalaci un sogno. Noi la partita, io mi aspettavo uno sforzo, invece lo 0-0 mi hanno un po' rincuorato, diciamo, la prima partita in casa 0-0, fa morale, va bene, alla prossima vinceremo. Mi hanno visto abbastanza presa, quindi hanno lasciato perdere lo sforzo. Quindi San Giorgio ha acquistato nuovi tifosi anche nella polizia municipale di Porti. Infatti, ma la prossima in casa penso che avremo qua tutti quanti a guardare la partita. Grazie.